Non sembrano stupiti i comitati cittadini per l'ambiente a 2 giorni dall'impugnazione da parte del governo della legge regionale antigasdotto. Era già accaduto in passato che in materia di idrocarburi la disciplina regionale venisse impugnata anche più di una volta dinanzi alla Corte Costituzionale. La regione, spiegano i comitati in una nota, è pienamente legittimata a legiferare in questo campo, in quanto l'energia e il governo del territorio non sono di competenza esclusiva dello Stato, ma, al contrario, come stabilisce l'articolo 117 della Costituzione italiana, sono materie per le quali è prevista la competenza legislativa concorrente delle regioni e dello Stato. In questo caso particolare la regione Abruzzo non ha fissato un divieto assoluto, ma si è limitata a stabilire l'incompatibilità tra grandi oleodotti e gasdotti con annesse centrali di compressione ed aree altamente sismiche. L'opposizione della regione, prosegue la nota degli ambientalisti, non solo è prevista dalla legislazione nazionale, ma ha un peso molto importante, come dimostra la vicenda del deposito di gas sotterraneo di Rivara in Emilia Romagna. Il primo e doveroso passo da compiere da parte della Regione Abruzzo, concludono i comitati, è quello di adottare gli atti di competenza per la costituzione e la difesa della regione nel giudizio instaurato dal governo nazionale davanti alla Corte Costituzionale. In ogni caso, fino al pronunciamento della Corte, che ci auguriamo confermi la legge, la normativa regionale è pienamente in vigore, per cui il governo della Regione Abruzzo è tenuto ad applicarla. L'auspicio degli ambientalisti è quello che il governatore Gianni Chiodi dimostri coerenza con le decisioni assunte dal Consiglio regionale e neghi l'intesa della regione, così come stabilito sia dalla legge impugnata che dalle 2 risoluzioni consiliari approvate all'unanimità.